Ciao a tutti, iniziamo il primo argomento dopo aver visto le tecniche e i metodi di risoluzione, quindi i due principi di equivalenza e le altre regole per trovare, per risolvere un'equazione algebrica di primo grado e quindi per trovare le soluzioni. Adesso andiamo a considerare quel video in cui abbiamo parlato delle classificazioni, delle equazioni in base, no? Equazione intera, equazione fratta, equazione letterale, vi ricordate? Bene. In questo caso parliamo di equazioni lineari, intere, a coefficienti numerici, che sono quelle sostanzialmente che presentano variabile x, incognite x solo al numeratore e dei coefficienti interi o frazionari lungo tutta l'equazione. Dunque, ripassiamo un po' di concetti. Per risolvere un'equazione lineare intera a coefficienti numerici, naturalmente di primo grado, perché questa è la playlist che lo riguarda, dobbiamo sempre arrivare alla forma normale dell'equazione. Intanto dobbiamo stabilire il grado. Ricordiamo che se ax più b uguale a 0, dove a e b, lo ricordo, sono due numeri e x è la nostra incognita, è la cosiddetta forma normale della nostra equazione, vi ricordo che il grado dell'equazione si guarda dal polinomio che abbiamo nel primo membro, cioè quello a sinistra. In questo caso, visto che l'avremo sempre in forma normale e visto che stiamo parlando di equazioni di primo grado ax più b, che è un binomio di primo grado, avremo sempre a parlare di equazioni algebriche di primo grado. Dopodiché vi ricordo che se a è 0, succede che ci viene un b uguale a 0, dove b è un numero, l'equazione è impossibile, mentre invece se a è diverso da 0, l'equazione ammette soluzioni ed è determinata e del tipo x uguale a meno a fratto b, dove evidentemente per la regola del trasporto portiamo il b da sinistra a destra, cambia di segno, e poi per il secondo principio di equivalenza dividiamo ambo i membri per naturalmente questo è meno b su a, evidentemente, no? Meno b fratto a, e per il primo principio di equivalenza, no? Dividiamo ambo i membri per a, ottenendo appunto x uguale meno b fratto a. Quindi ripeto, se a è diverso da 0, abbiamo che l'equazione è determinata, quindi ammette l'unica soluzione x uguale meno b fratto a, e non come ho scritto prima, ho sbagliato. Se invece a è 0 e b è diverso da 0, in questo caso si parla di equazione impossibile, cioè che non ammette soluzioni. Attenzione che se a e b intersecati sono entrambi 0, si parla di equazione indeterminata, che vuol dire cioè che l'equazione ammette infinite soluzioni. Detto questo, volevo con voi, dopo aver fatto questa spiegazione, che però avevamo già fatto, vedere come si risolvono le equazioni lineari intere di primo grado a coefficienti numerici. Si risolvono applicando le regole, il primo principio di equivalenza, il secondo, e le tecniche, le regole, il trasporto, la cancellazione, eccetera, che abbiamo visto nei video precedenti. Volevo iniziare con degli esercizi tratti dal testo intitolato Modelli matematici delle autrici Marzia De Fraschini Grazzi e Gabriella Grazzi, libro intitolato Algebra 1 della Atlas, casa editrice, libro dal quale sto andando a risolvere qualche esercizio. Cominciamo con degli esercizi molto semplici, ad esempio questo. Andiamo in ordine, abbiamo un 3x più 2 uguale un 2x più 3. Naturalmente, inizialmente andremo a effettuare anche la prova, cioè una volta determinata la nostra incognita, ovvero una volta trovata la nostra soluzione, andremo a calcolare, a effettuare la prova, cioè per vedere che effettivamente in corrispondenza di quel valore di x l'equazione sia effettivamente verificata. Dunque, in questo caso vedete che non dobbiamo fare altro che applicare la regola del trasporto, cioè vedete cosa facciamo? Abbiamo un 3x meno 2x, dove il 3x l'ho lasciato a sinistra, il 2x l'ho portato, l'ho trasportato dal secondo membro al primo membro cambiando di segno, uguale 3 lo lascio a destra e trasporto il 2 da sinistra a destra, quindi dal primo al secondo membro cambiando anch'esso di segno e ottenendo un x uguale 1. X uguale 1 è evidentemente la soluzione della mia equazione, ho anche detta radice, e come in questo caso vedete io prendo a questo punto, faccio la prova per controllare che effettivamente x sia 1. Cosa vado a fare? Vado a mettere 1 al posto della x, ottengo 3 per 1 più 2 uguale 2 più per 1 più 3. 3 per 1 3, ottengo un 3 più 2 a sinistra, 2 per 1 2, ottengo un 2 più 3, ottengo cioè un 5 uguale a 5. Identità assolutamente verificata, e quindi effettivamente x uguale 1 è la soluzione della nostra equazione. Andiamo avanti con un altro esempio. Vediamo ad esempio questo, abbiamo un 2.
che moltiplica un x meno 2, meno 2, che moltiplica x meno 1, uguale a 3x meno 2. Dobbiamo naturalmente risolvere i passaggi con le, no, non, con le proprietà algebriche che conosciamo, quindi moltiplichiamo il 2 per quel binomio x meno 2, 2 per x è un 2x, 2 per meno 2 è un meno 4, moltiplichiamo quel meno 2 per quel binomio di primo grado x meno 1, quindi ottenendo un meno 2 per x per meno 2x, meno 2 per meno 1, meno per meno più, 2 per 1, 2, uguale 3x meno 2. Conviene sommare quello che c'è a sinistra e quello che c'è a destra non si può sommare niente, vediamo un 3x e un meno 2, qua possiamo scrivere, vedete che per 2x e meno 2x si semplificano, meno 4 più 2 è un meno 2, uguale 3x meno 2. Come potete vedere possiamo applicare la regola della cancellazione, quindi eliminare i due termini uguali nei due membri, otteniamo in pratica che 0 uguale 3x, che si può scrivere come 3x uguale 0, dividendo a questo punto, applicando cioè il secondo principio di equivalenza, dividendo quindi ambo i membri per 3, otteniamo che x è uguale a 0 fratto 3, cioè x uguale 0. X uguale 0 è dunque la nostra soluzione dell'equazione, che andiamo a verificare. Quindi andiamo a fare la prova, detta anche verifica. Può chiamare prova o verifica la stessa cosa, ragazzi, ve lo dico ai più piccoli, no? È evidente che la prova la faccio in questi inizi, poi non la farò chiaramente, no? Ottengo un 2, quindi per un 0 meno 2, meno 2 che moltiplica un 0 meno 1 uguale 3 per 0 meno 2. Allora, 0 meno 2 è meno 2, 2 per meno 2 è un meno 4, 0 meno 1 è meno 1, meno 2 per meno 1 è un più 2, uguale 3 per 0, 0 se ne va, meno 2. Otteniamo che, visto che meno 4 più 2 è proprio meno 2, otteniamo nuovamente un meno 2 uguale a meno 2, quindi un'identità, un'eguaglianza assolutamente verificata, e pertanto la soluzione è proprio x uguale 0. Bene, proseguiamo con qualche altro esercizio, facilissimo, aperta la tonda, 2 meno 9x chiusa la tonda, che moltiplica aperta la tonda x più 3 chiusa la tonda, meno x cubo meno 27 uguale, meno aperta la tonda x più 3 chiusa la tonda al cubo più 6 che moltiplica aperta la tonda x meno 1 chiusa la tonda. Allora, dobbiamo naturalmente risolvere i passaggi che sono presenti in questa equazione, quindi prima di tutto moltiplichiamo quel binomio 2 meno 9x per il binomio x più 3. 2 per x è un 2x, 2 per più 3 è un 6, meno 9x per x è un meno 9 per 1 che fa meno 9, x per x è sicuramente x al quadrato. C'è qualche cane qui che si sta azzuffando con altri, sento uno dei latrati pazzeschi, abbiamo quindi un meno 9x al quadrato, meno 9x per più 3 è un meno 9 per 3 che fa meno 27 e poi naturalmente con l'x. Poi abbiamo meno x cubo meno 27 uguale, questo meno, dobbiamo risolvere questo cubo di binomio che naturalmente abbiamo il cubo di x è x cubo col meno davanti meno x cubo, il cubo di 3 è un 27 col meno davanti è un meno 27, triplo prodotto del quadro del primo per il secondo, quindi 3 x quadro per 3, quindi è un 9x quadro con meno davanti meno 9x al quadrato, triplo prodotto del quadro del secondo per il primo. Quadro secondo è 9 per 3 è 27, quindi 27x col più col meno è un meno 27x. 6 per x è un 6x, 6 per meno 1 è meno 6. Per la regola della cancellazione vanno via meno x cubo e meno x cubo, meno 27 e meno 27, meno 9x quadro, meno 9x quadro, meno 27x e meno 27x. Vedete che la regola della cancellazione è utilissima in questi casi. Vediamo se se ne va via qualcos'altro. Mi sembra proprio di no. Quindi cosa facciamo? A questo punto conviene lasciare il 2x dalla parte sinistra, trasportare per la regola del trasporto il 6x da destra a sinistra, facendo diventare meno 6x uguale. Trasportiamo il 6 da sinistra a destra, diventando appunto, cambiando il segno, meno 6. E qua abbiamo un altro meno 6. A questo punto sommiamo 2x meno 6x è un meno 4x uguale meno 6 è un meno 12. Dividiamo ambo i membri applicando dunque il secondo principio di equivalenza per meno 4 e come vedete otteniamo x uguale meno 12 fratto meno 4 meno diviso meno più 12 quarti e 3. Otteniamo x uguale a 3. Fatto questo, vediamo se in effetti la soluzione è x uguale a 3, facendo un'opportuna verifica, che è evidente che uno ha un compito inizialmente quando fate le equazioni, ve la chiedono, poi non ve la chiedono sempre. Allora, mettiamo al posto della x il valore 3.
meno 9 per 3 più 3 meno 3 al cubo evidentemente è 27, meno 27 uguale meno, a parte la tonda abbiamo un 3 più 3 tutto al cubo più 6 che moltiplica 3 meno 1, vediamo quello che viene fuori. Allora, meno 9 per 3 è un meno 27, 2 meno 27 è un meno 25 che moltiplica un 3 più 3, 6. Poi abbiamo un meno 27 che vuol dire fare un meno 27 per 2 che è un meno 54 uguale 3 più 3, 6, 6, 6 al cubo è un 36, 36 per 6 che ci fa un 216, naturalmente col meno è un meno 216, quindi uguale meno 216. 3 meno 1 che fa 2 per 6, 12 più 12. Vediamo cosa viene. Abbiamo un meno di 5 per 6 è un meno per più meno. 6 per 5 è 30, 0 con riporto di 3, 6 per 2 è 12 e 3 è 15. Abbiamo un meno 150 meno 154. Se andiamo a fare 216 meno 12 otteniamo proprio un meno 204 col meno davanti. Notiamo come anche in questo caso, se andate a fare i conti, andate a sommare 150 a 54, naturalmente col meno davanti, otteniamo un meno 204 che in effetti è proprio uguale a un meno 204. L'equazione è dunque verificata in corrispondenza di x uguale 3. Bene, come ultimo esercizio di questo video, perché poi inizieremo una serie di video di riepilogo su questo argomento, quindi tratti dai libri, esercizi tratti da questo libro qui, e ce ne sono effettivamente tanti, oltre che da altri libri, quindi fare una bella carrellata di esercizi riguardanti le equazioni lineari intere a coefficienti numerici, naturalmente con più o meno difficoltà. Cominciamo, volevo farvi vedere che concludere questo esercizio, che ve lo vado subito a leggere. 1 meno x fratto 4, meno 2x meno 1 fratto 2, è uguale a 1 meno 3x fratto 4, meno 2, che moltiplica aperta la tonda, x più un terzo, chiusa la tonda. Come dobbiamo fare in questo tipo di esercizio? Allora, vi do una tecnica, un trucco molto facile per risolvere le equazioni con le frazioni, che di solito con le frazioni numeriche, evidentemente, perché l'equazione è sempre intera, eh? Quindi non confondete il fatto che ci siano dei numeri ai denominatori, quindi ci siano dei numeri frazionari, col dire che l'equazione è fratta. No, l'equazione è fratta quando ci sono le incognite al denominatore. In questo caso le incognite sono solamente al numeratore, quindi è comunque sempre un'equazione intera, ma attenzione ai coefficienti frazionari. Come si fa? Allora, intanto si fa in modo che ci siano solo le frazioni, quindi dove ci sono i prodotti da svolgere li svolgiamo. Quindi li scriviamo 1 meno x fratto 4 meno 2x meno 1 fratto 2 uguale 1 meno 3x fratto 4, moltiplichiamo cioè questo meno 2 per x e per più un terzo. Viene un meno 2x meno 2 per più un terzo e un meno 2 terzi. Il trucco è fare questo, è fare subito il minimo comune multiplo, come abbiamo visto nelle spiegazioni teoriche delle regole da applicare. Facciamo il minimo comune multiplo dei denominatori presenti. Allora abbiamo un 4, che è un 2 al quadrato, un 2, un altro 4, un 1 e un 3. 3 per 4 è quindi il minimo comune multiplo, no? Cioè, evidentemente, 12. Questo 12 lo andiamo a dividere per ciascun denominatore e ogni ciascun risultato lo andiamo a moltiplicare per i numeratori. E a quel punto il denominatore non lo faccio più comparire. Così faccio più in fretta, no? Quindi prendo questo, che è 12. 12 diviso 4 fa 3. 3 lo dovrò moltiplicare a 1 meno x. Meno 12 diviso 2 fa 6, quindi meno 6, che moltiplica 2x meno 1. Vedete com'è facile? Uguale. 12 diviso 4 fa 3, che moltiplica quel 1 meno 3x, poi 12 diviso 1 fa 12 per meno 2x, quindi meno 12 per 2x, dove il meno l'ho preso da 2x, 12 diviso 3 fa 4, per meno 2 è un meno 8. Avete visto com'è facile? Sono già arrivato qui, quindi mi sono eliminato il problema dei denominatori. Come in pratica cosa ho fatto? Ho applicato il secondo principio di equivalenza, cioè ho moltiplicato per 12, perché quello che non vado a far vedere, ma che ho fatto vedere nella spiegazione, è che io dovrei fare in pratica così: dovrei portare questi termini da destra a sinistra, cambiandoli di segno, scrivere una linea di frazione con 12, come ve lo insegnano alle medie,
e poi moltiplicare per 12 tutto quanto, in modo tale che 12 e 12 se ne vadano e otteniamo questo. Siccome vogliamo fare un pochino più veloci, facciamo fare questo metodo e vedrete che funzionerà in maniera, funzionerà come l'altro e in maniera con la differenza che sarà un pochino più veloce. 3 per 1, 3. 3 per meno x è meno 3x. Meno 6 per 2x è un meno 12x. Meno 6 per meno 1 è un più 6, uguale 3 per 1, 3. 3 per meno 3x è un meno 9x. Meno 12 per 2x è un meno 24x, meno 8. Vediamo se si può applicare la regola della cancellazione se ci sono termini uguali ambo i membri. Dunque, vediamo un po', ce n'è solo uno, c'è questo 3 che per la regola della cancellazione se ne va con quell'altro 3. Conseguentemente scrivo sopra, allora sommiamo meno 3x meno 12x è un meno 15x. Trasportiamo, sommiamo questi due, meno 9x meno 24 è un meno 33x che trasportato da destra a sinistra diventa un 33x positivo uguale. A questo punto rimane un meno 8 che andrà sommato a un meno 6, evidentemente, visto che questo 6 lo trasporto da sinistra a destra, quindi per la regola del trasporto, come ho fatto prima, lo cambio di segno, quindi avrò un meno 6 e un meno 8 che già c'è. E evidentemente meno 6 meno 8 fa meno 14. Così come ho che se sommo meno 15x più 33x devo fare in sostanza un 33x meno 15. Che fa un 8, chiaramente, e quindi avrò che un 8x chiaramente è un 18, eh? 3 meno 15 evidentemente è chiaramente 18. 18x uguale a meno, anche qui sto sbagliando. 8 più 6 fa 14, come andare avanti meno 14. Ora, cosa faccio? Divido, applicando il secondo principio di equivalenza, ambo i membri per 18, ottenendo x uguale meno 14 diciottesimi, che è un numero negativo, ma che può essere semplificato se dividiamo, no? I 14 e i 18 rispettivamente per 2. E quindi otteniamo in definitiva che se dividiamo per 2, sia il 14 che il 18 lasciando il meno davanti, otteniamo che il risultato è x uguale meno 7 noni, che andrà evidentemente verificato. E lo andiamo a verificare, con pazienza lo andiamo a verificare. Quindi prendiamo questo x uguale, chiedo scusa, prendiamo questo x uguale meno 7 noni e lo andiamo a sostituire al posto della x, no? Abbiamo 1 meno per meno più 1 più 7 noni fatto 4, meno 2 per meno 7 noni è un più per meno, quindi è un meno 14 noni, ho moltiplicato il 2 per il meno 7, è un 2 per meno 7 è meno 14 noni, meno 1, tutto fratto 2 evidentemente, questo meno che sta qui alla pari della linea, uguale. 1 meno 3 che moltiplica meno 7 noni, meno per meno più, è un 21, quindi più 21 noni fratto 4, uguale a no, uguale, meno 2, chiedo scusa, cancello anche ormai questo, meno 2 che moltiplica meno 7 noni più un terzo. Allora, 1 più 7 noni, facciamo un po' di furbizia, 1 lo possiamo scrivere come 9 noni, 9 noni più 7 noni è un 16 noni, fatto 4, meno, anche in questo caso 1 lo possiamo scrivere come 9 noni, quindi meno 1 è un meno 9 noni, dobbiamo fare meno 14 noni, meno 9 noni, ovvero un meno 14, meno 9, che è un meno 23. Meno 23 noni, evidentemente fratto 2, uguale anche qui 1 e 9 noni più 21 noni è un 30 noni fratto 4, meno qua facciamo un bel anche un terzo lo possiamo scrivere come 3 noni, quindi anziché scrivere meno 7 noni più un terzo possiamo scrivere meno 7 noni più 3 noni che è un, come vedete, se questo lo trasformo in 3 noni, che come dire è un terzo. Basta fare meno 7 più 3 che fa meno 4 e un meno 2 per un meno 4 noni. Le cose si stanno abbastanza semplificando.
vediamo che succede. Allora abbiamo 16 noni diviso 4 è 16 noni per un quarto, quindi bisogna moltiplicare il 9 per 4, viene un 16, 9 per 4 fa 36, quindi è un 16 36esimi, che poi naturalmente andremo a semplificare, meno, visto che abbiamo un meno qua, meno per meno più, anche qui 23 noni diviso 2 è 23 noni per un mezzo, quindi è un 23 diciottesimi, uguale. 30 noni si può semplificare se dividiamo per 3 sia il 30 che il 9, quindi questo si può scrivere come 10 terzi, no? 10 terzi diviso 4 è 11 terzi per un quarto, quindi 10 dodicesimi. Meno 2 per meno 4 noni è meno 2 per meno 4 è 8, 8 noni. Allora, visto che ci devono venire un numero a sinistra uguale a un numero a destra, facciamo i due rispettivi minimi e comuni multipli. È evidente che 36 è proprio il doppio di 18, quindi qui il minimo comune multiplo è chiaramente 36. Qui abbiamo un 3 al quadrato per 4, perché 12 è un 4 per 3, quindi abbiamo un 9 per 4, un'altra volta un 36, e già i denominatori sono venuti uguali. 36 diviso 36 fa 1, per 16 è 16, 36 diviso 18 fa 2, 2 per 23 è un 46, 36 diviso 12 è 3, per 10 è 30, 36 diviso 9 fa 4, per 8 32. Allora vediamo che 16 più 46 è un 62 uguale 30 più 32 è un altro 62 36esimi. L'equazione è dunque verificata, poi evidentemente si possono semplificare facilmente questi due numeri dividendo, insomma, per quello che volete voi, ma abbiamo verificato che effettivamente la soluzione di questa ultima equazione di questo video è x uguale meno 7 noni, perché l'equazione in corrispondenza di questo valore di x è effettivamente verificata. Al prossimo video con altri nuovi esercizi.